codificato in materia di aiuti di Stato, che, come diceva precedentemente Alessandro, non è che gli aiuti di Stato siano vietati, dipende da che cosa fai. Non è un caso che l'Unione Europea ha chiesto al commissario del governo se il governo italiano ritiene quella un'azienda in crisi. Mi pare abbastanza evidente che la Polonia è un'azienda in crisi, è difficile dimostrare il contrario del governo italiano. Però aiuti sono possibili, ad esempio, in alcuni settori, che sono i settori, ad esempio, dell'efficienza, i settori di centro, ad esempio, dell'innovazione tecnologica. Il regolamento prevede questo. Allora, l'analisi che noi abbiamo fatto è che, utilizzando vari punti, cosa che il governo ha gli strumenti per fare, avrebbe potuto fare e dovrebbe fare, quindi regolamenti europei, fondi europei, l'articolo 27 sulle aree di industria, le aree di crisi di industriali complesse, che il governo la concepiva in una maniera, ma invece possono essere utilizzate proprio per andare verso progetti di conversione industriale. Voi sapete che, per quanto ci riguarda, il nostro modello di Bilbao, vale a dire la incompatibilità della presenza dell'ILVA in questa città, chiuso, finito, questa è una città che ha dato, si deve aprire una nuova frontiera dal punto di vista economico. L'obiettivo è quello di utilizzare i lavoratori dell'ILVA e andare anche oltre per far sì che siano impegnati questi progetti di conversione, siano essi di bonifica, poi attività imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, perché oggi noi riteniamo che la grande sfida economica rispetto alla crisi economica globale non è quella più di confrontarsi rispetto a un settore come quello dell'acciaio, che sta in forte crisi globale e dove c'è il cosiddetto la overproduzione di acciaio, si prevede addirittura inserire a circa 100 milioni di tonnellate di overproduzione di acciaio nei prossimi anni, con una concentrazione, una aggregazione di grandi società che prendono tutto. Cioè, faccio l'esempio, molti di voi lo sapranno già, ma è bene ricordarselo: ArcelorMittal, una delle contendenti a prendersi l'ILVA, ha fatto una serie di shopping, operazioni di shopping in Europa in particolar modo, e in Francia è andata a comprare una serie di poli di acciaierie. Cosa è accaduto? Che se le ha comprate? Con un impegno chiaro di mantenere i livelli di lavoratori, tale e quale, sembra la fotocopia di quello che si sta chiedendo oggi all'ILVA: mantenere i livelli produttivi, mantenere i livelli occupazionali. Un anno e mezzo dopo, a Florange, in Francia, hanno chiuso, le commesse dell'acciaio se ne sono portate da un'altra parte, a tal punto che si è aperto un contenzioso feroce tra il governo francese, Hollande e ArcelorMittal. A tal punto il governo francese ha fatto una legge che si chiama la legge Florange. La legge Florange che praticamente dovrebbe tutelare, diciamo, i livelli occupazionali di industrie che vengono a fare shopping nel... lì c'è stata una grande polemica. Dico questo perché noi ci troviamo in una situazione di crisi globale dell'acciaio, di cui il governo si dovrebbe fare avere contezza, ed ecco perché noi abbiamo proposto una serie di elementi in questo decreto, utilizzando quindi l'articolo 27 delle aree di crisi industriale complessa, che consente di far arrivare qui risorse. Ma, e vado a chiudere perché voglio specificarlo bene, la nostra idea, la mia idea in questo caso, e la dico in maniera come se avessi una scuola elementare davanti, non per sminuire voi, perché mi chiedo un linguaggio molto semplice: cosa volete fare? La mia idea è sempre questa: i sedimi dell'ILVA, mantenere qualcosa dal punto di vista della cosiddetta archeologia industriale, al ricordo di quello che ha rappresentato, un po' come è stato nella RUR, dove molti prima con i quali erano minatori, oggi sono, come dire, operatori della cultura della archeologia industriale. Mantenere pezzi, quindi, ovviamente in disuso, si sta parlando di questo. Avviare invece nei sedimi, superfici rimanenti, voi sapete quanto è grande, specialmente per chi ci lavora, un grande progetto per fare in modo che Taranto diventi il luogo dell'eccellenza dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione di prodotto. Cioè, fare in modo, si parla sempre della cosiddetta Silicon Valley, ma quelle cose si costruiscono con l'idea e con la volontà, e c'è la possibilità. Ed ecco perché è importante, noi abbiamo messo nell'allegato una questione che all'interno della procedura di danno ambientale noi prevediamo non il sequestro, ma la confisca dei terreni, perché in relazione al danno ambientale, che alcuni dati ci parlano di 5 miliardi e mezzo,
altri parlano di 8 miliardi come la procura di Taranto. Questa è l'occasione ovviamente per fare in modo che realizzare ad esempio un polo tecnologico scientifico, universitario di ricerca là, realizzare ad esempio un museo di arte contemporanea come è accaduto a Bilbao, collegato a Palazzo Massimo, realizzare ad esempio innovazioni dal punto di vista urbanistico molto importanti. Potrei continuare, perché se no qualcuno pensa che io possa essere un visionario, ma io penso che noi abbiamo bisogno tutti quanti anche di essere visionari per poter cambiare il meglio, perché se no rischiamo di avere a che fare tipo con un assessore Bario, che ieri in un'intervista ha avuto la stronzaggine di dire che questa è una città che ha bisogno, l'unica cosa che uno può fare è quella di avere un inquinamento controllato. Ma che cosa significa un inquinamento controllato? Una volta c'era Lunardi che diceva che con la mafia si poteva convivere, adesso abbiamo un assessore che ci viene a dire che si può convivere con l'inquinamento. Cioè siamo veramente a una situazione. Ecco perché noi prevediamo una struttura che prescinda anche, perché noi abbiamo bisogno di portare qualità, e se portiamo la qualità della mediazione, della politica di questa città e quant'altro, bisogna portare una mediazione alta, all'interno della quale ci stia anche la città, i rappresentanti dei lavori, delle associazioni e altro. Ecco, quindi adesso siccome l'abbiamo distribuito, io ovviamente chiudo dove ho iniziato, questa era una proposta. Non ha sigle, come vedete, è scritta come se fosse un decreto, manca solamente il sigillo di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma questo ancora non ci siamo arrivati, perché non abbiamo preso 5 al giorno, a parte queste battute che sono sempre sciocche, però questo noi riteniamo che come metodo, parliamone adesso, anche se lo riteniamo opportuno, che in questi giorni, diciamo, 2 settimane penso che siano un tempo utile per poter fare delle modifiche. A quel punto si presenta alla Camera dei Deputati cercando di fare un prestito molto forte in modo che il governo dia una risposta. Dico che approvi questo decreto, ma dia una risposta a una città che va, secondo il governo, deve andare solo verso una direzione. E se quella direzione fallisce, perché io penso che abbia, e comunque se noi non condividiamo quella direzione, che cosa c'è? Bara, però si dice ciao, ma non è possibile. Io questo, a differenza di Alessandro, non penso che noi dobbiamo mai parlare di piano B. Per noi esiste una via maestra, no? Una via maestra che è quella di dire che questo per noi è il piano dei piani, cioè è la via attraverso la quale si salva non solo tale, ma si salva la prospettiva. Quindi ecco, io mi fermo, noi ci fermiamo, quindi se ci sono.